Sì, quindi dopo vi farò anche una versione più completa di queste slide, almeno dal punto di vista delle annotazioni. E per capire quello che andiamo a fare, abbiamo bisogno di alcune definizioni, no? Per esempio, chi ha fatto il corso di fisica dell'atmosfera, sicuramente conosce già queste cose. Per esempio, che cos'è il rapporto di mescolamento? Il rapporto di mescolamento è il rapporto tra la massa del vapore e la massa dell'aria. E questo è uguale, esattamente uguale per ogni volume che si scelga, al rapporto tra la densità del vapore e la densità dell'aria. Un'altra quantità che introdurremo dopo e che ci servirà dopo è l'umidità specifica. Come vedete dalla seconda equazione, l'umidità specifica è definita come la massa del vapore diviso la massa dell'aria più la massa del vapore. Sembra una cosa che, beh, il vapore è sempre in frazioni della massa dell'aria, quindi se vogliamo è una quantità relativamente trascurabile. Difatti, come vedete nell'equazione a destra, in cui poi tutto è trasformato in densità, si dice che l'umidità specifica e il rapporto di mescolamento sono approssimativamente la stessa cosa, con un errore di qualche per cento, dell'1%, se si vanno a mettere i valori che queste quantità assumono reali, nei casi reali. Un'altra cosa che dobbiamo ricordare, a parte questa freccia che non c'entra nulla, che è comparsa lì in questo momento, è che dobbiamo avere presente una nozione che sicuramente voi dovete avere dalle scuole superiori, è quella della legge degli gas ideali. La legge dei gas ideali consente una chiusura delle quantità termodinamiche che sono in gioco quando si discute del vapore. Dice che il rapporto tra la pressione del gas, che può essere la pressione parziale del gas per il volume occupato dal gas, è uguale al numero di moli per la costante universale dei gas per la temperatura misurata in gradi Kelvin. La costante dei gas si può dimostrare che è uguale al prodotto della costante di Boltzmann per il numero di Avogadro, cioè di altre due costanti che sono ricavate assumendo la struttura molecolare dei gas e della materia. E questo è uguale a 8.314. In realtà spesso si ingloba questa R nella costante di un particolare gas perché ha segnato un certo volume, il numero di moli contenuto all'interno di questo volume dipende anche dal tipo di molecola che stiamo assegnando. Allora in quel caso noi otteniamo la legge di quello specifico gas, per esempio la costante del vapore o la costante dell'aria secca. E così, per esempio, appunto, se N è uguale alla massa diviso la massa molare, la legge dei gas la possiamo scrivere, come vedete nell'equazione sotto, come rapporto al posto della massa, e quindi possiamo scrivere, al posto del numero di moli mettiamo la massa diviso la massa molare, e questa a sua volta la possiamo, una parte di questa quantità la possiamo spostare a destra, cioè dividiamo tutto per il volume, otteniamo la densità nel rapporto fra massa e volume, mentre R, la costante dei gas diviso per la massa molare, mi dà la costante del gas. Questo dobbiamo tenerlo presente. Nel caso dell'aria secca, la costante del gas dell'aria secca è 287 J per Kelvin alla meno 1 per chilogrammi alla meno 1.
ed è importante notare che molto inferiore, consistentemente inferiore della costante del vapore d'acqua, che è 461 joule Kelvin, chilogrammi alla meno 1. E il rapporto tra le due costanti, peraltro, è fisso ed è pari a 0,622 e compare in molte formule termodinamiche che voi vedete relative all'aria, compare questo magico numero R uguale a 0,622 ed è il rapporto tra la costante dell'aria secca e la costante del vapor d'acqua. Altra legge che dobbiamo ricordare è che la legge dei gas ideali vale anche per le pressioni parziali. La legge di Dalton, in particolare, che dice che la pressione di un gas ideale è la somma delle pressioni di tutti la somma delle pressioni di tutti gli elementi costituenti. Per esempio, nell'aria, se chiamiamo PD la pressione dell'aria secca, e se ci mettiamo del volume a quella temperatura all'interno dell'aria secca, la pressione complessiva del gas ideale, aria più umidità, è esattamente E, dove è la pressione relativa del vapor d'acqua e PD la pressione dell'aria secca. Vale la pena che ricordiate anche i nomi, cioè di solito la pressione del vapore si definisce con E, quindi spesso anche nelle formule che io userò in seguito. E la pressione relativa del vapore. Ecco dunque qui il rapporto tra la costante dell'aria secca e dell'aria magnata, che è uguale a 0,622. Un'altra cosa interessante è che il rapporto di mescolamento, ovvero l'umidità specifica, come avevamo detto nella prima slide, perché qui avevamo mostrato che eccola qua, che l'umidità specifica è circa uguale al rapporto di mescolamento, cioè il rapporto tra massa del vapore sulla massa dell'aria. E quindi il rapporto di mescolamento, che è la massa del vapore diviso la massa dell'aria, oppure la densità del vapore diviso la densità dell'aria, si può esprimere anche usando la legge dei gas perfetti alla Dalton, cioè quindi come rapporto fra le pressioni moltiplicate per questa epsilon, e in particolare il rapporto di mescolamento è epsilon per la pressione parziale del vapore diviso la pressione dell'aria meno la pressione parziale del vapore. Poiché però la pressione parziale del vapore è piccola, allora possiamo dire che il rapporto di mescolamento è grosso modo epsilon per E diviso P, rapporto tra la pressione del vapore e la pressione atmosferica complessiva. E questo a sua volta è pari all'umidità specifica che avevamo definito prima. L'errore che facciamo quando facciamo queste semplificazioni, come vi ho detto prima, è dell'ordine dell'1 del 2% nella formulazione. Ecco, l'umidità relativa è un altro concetto interessante. L'umidità relativa è espressa come un rapporto tra pressioni, in particolare le pressioni di vapore. Vedete definito in fondo, nell'ultima parte in basso a sinistra della slide, che c'è la pressione del vapore così com'è, diviso una certa pressione del vapore che è segnata con star e che è indicata con T, cioè dipende solo dalla temperatura in gradi Kelvin. Questa che vedete segnata con E star è la tensione di vapore, cioè quella pressione o qualcuno
in vari testi la chiama, e forse mi scapperà anche a me di chiamarla, pressione a saturazione. Noi sappiamo che in base al diagramma di fase che vi ho mostrato sia pure brevemente l'altra volta, che assegnata a una certa temperatura, la fase di una certa prevalente all'equilibrio di una certa sostanza è per esempio liquido, solido o gassoso. Per esempio a questa temperatura in cui siamo adesso, la fase in cui si dovrebbe trovare l'acqua è liquida, no? Infatti se io prendo qui un bicchiere d'acqua, l'acqua è liquida. Tuttavia, poiché l'acqua è formata da molecole, in equilibrio con l'acqua liquida o comunque consistentemente con quell'acqua liquida ci può essere una certa quantità di vapore nell'aria. Questa si chiama tensione di vapore, la quantità massima. Questa quantità massima di vapore che ci può essere nell'aria, perché l'aria può essere anche più secca, perché se noi abbiamo un liquido e sopra ci abbiamo un po' di atmosfera e poi ci abbiamo un coperchio, la tensione di vapore è esattamente quella massima possibile per quella temperatura. Se però noi togliamo il coperchio, per effetto del fatto che l'altra atmosfera ha meno vapore, il vapore in prossimità della superficie si diluisce, quindi normalmente l'atmosfera contiene meno vapore della tensione di vapore. Chi ha fatto il corso di fisica dell'atmosfera sa anche che l'atmosfera può in realtà contenere anche più acqua della tensione di vapore. In questo caso l'atmosfera di solito si dice sovrasatura. Il termine però non è esatto, perché il termine esatto sarebbe pressione di equilibrio, termodinamico del vapore con la sua fase liquida, anche quando la fase liquida in realtà è inesistente, perché adesso se tutti voi chiudete le vostre borracce, la fase liquida è tutta confinata, mentre qui fuori non c'è nessuna specchio d'acqua liquida, c'è solo vapore in questa stanza. Però il vapore che c'è in qualche forma è legato sia a una forma di equilibrio con le superfici che lo hanno generato da una parte, e dall'altra a processi di trasporto che poi andiamo meglio a vedere. La pressione relativa quindi è la pressione del vapore così com'è relativamente a questa pressione di equilibrio massima, in un certo senso, che ci si aspetta ci sia nell'aria. Perché vi ho detto che non è una pressione, non è, quando diciamo pressione a saturazione, anche se io lo dirò, è in teoria sbagliato, perché non è come nel suolo, dove il suolo è saturo quando tutti i pori sono riempiti dall'acqua. Il gas è molto raro, le molecole sono comunque molto distanti tra di loro in un gas. Non è che tutto lo spazio dell'atmosfera è riempito in quel caso da molecole di acqua in forma di vapore. Lo spazio rimane comunque grande, è proprio una questione di equilibrio.